Ciao a tutti e benvenuti al 43esimo episodio di Giochi Brutti. Prima di cominciare vorrei farvi notare che finalmente questo è il primo episodio di questa serie realizzato nella nuova sede. E inoltre il canale secondario di Momenti di Qualità è finalmente ritornato attivo con un video al giorno. Trasferendomi qui nella sede nuova di Parliamo di Videogiochi, ovviamente mi sono portato da casa tutti i giochi brutti che mi avete inviato. Se volete spedirne altri, l'indirizzo è a fine video. La mia attenzione questa volta si è fermato sul gioco che un po' tutti abbiamo avuto, ma che quasi nessuno ha giocato o comunque ha finito. Infatti, il gioco di oggi è Zero Comico, il gioco di Aldo, Giovanni e Giacomo. Penso non ci sia bisogno di spiegare chi siano Aldo, Giovanni e Giacomo, e se non lo sapete, semplicemente datevi fuoco. A parte gli scherzi, questo gioco me l'hanno mandato Akamusha Musha e Darkrow, loro due comunque. Zero Comico è un gioco del 2001, praticamente 15 anni fa, come passa il tempo. Se già all'epoca non era tutto questo gran gioco, non ha avuto tutto questo successo, figuriamoci adesso a giocarselo nel 2016. Quindi terminiamo con le introduzioni e andiamo a vedere che tipo di gioco è Zero Comico, il primo gioco di Aldo, Giovanni e Giacomo. Oddio, Medusa, Mediaset, Berlusconi, che cozzalone ladro, oddio! Beh, non cambiamo argomento e concentriamoci sul gioco. Una scena iniziale ci introdurrà per bene alla trama. Pianeta Terra, terzo millennio. Il regime tecnocratico instaurato dalla Confederazione Planetaria ha relegato la popolazione del pianeta a vivere all'interno di case bunker. C'è un solo mezzo per entrare in contatto con il mondo esterno. La televisione. Cata che? Catatodizzato! Dopo un'ora che quello guarda la televisione non capisce più se è lui a guardare la TV o se è la TV a guardare lui. Forza, spegnilo! Giacomino! Giacomino! Piccola nota, due sono gli elementi che fanno capire che i dialoghi non sono scritti o comunque supervisionati da Aldo, Giovanni e Giacomo. Il primo motivo è che loro leggono i testi di questo gioco con uno scazzo tremendo. Il secondo, invece, è il continuo abuso di termini allora strani dell'informatica, soprattutto nel periodo in cui l'Italia si stava, Italia nel senso più popolare, si stava informatizzando. Devi fare in modo che i raggi ionizzati si disassemblino nei circuiti sinaptici, originando un metaprocesso parapsifico ontapaletico, interotemporale occipitale. Lascia fare a me che sono il re dei pirati informatici. F1, Alt, Block Score, Control, Cancel, Paria. Secondo me era il blocco scorrimento che non funzionava. Per farla brevissima, almeno per quanto si evince dalla spiegazione confusa, il Giacomo versione Mission Impossible, leader di un gruppo di terroristi informatici, ci comunica che una certa confederazione controlla e inibisce elementi della popolazione mondiale tramite la televisione e le reti di comunicazione. Soggiogando l'intelletto, ma non le emozioni, questo ha portato la Terra a vivere in uno stato di desolazione all'interno di case bunker. Il che, devo dire, come idea di base, ci sta. La soluzione a tutto ciò è quella di combattere il sistema dall'interno e cercare, attraverso i 5 livelli di gioco, altrettanti componenti che serviranno ad evocare una potente creatura, chiamata appunto Zero Comico, in grado di sconfiggere il sistema e far tornare la gente a vivere normalmente. Solo che comincio, ancora prima di giocare, ad avere i primi problemi. Io vi ho spiegato tutto il gioco in pochi secondi, ma l'introduzione durerà poco meno di 10 minuti e ce la dovremmo sorbire tutta. Compresi i videogiochi. Non ci posso credere, meschino, perfino i videogiochi. C'è solo un modo per sconfiggere il sistema. Bisogna riuscire a ricongiungere i 5 elementi in grado di dare vita tramite un processo nanotecnologico al supereroe che restituirà la felicità a tutto il pianeta. Questi 5 elementi sono custoditi all'interno del sistema centrale. E chi sarebbe in grado di ricongiungere i 5 elementi? Voi, naturalmente. Finalmente è finito. È finita l'introduzione, ma sono cominciati i miei problemi. La mia lunga giornata a fare i conti con un nemico grande come una casa, che costantemente, ad ogni episodio di Giochi Brutti, ritorna. Oddio, ti prego, non questa volta, ti prego, almeno non questa volta, ti prego, no! Ti prego, no! La retrocompatibilità.
Per retrocompatibilità intendo il problema di quando ti ritrovi con Windows 10 e il gioco che devi provare è concepito per Windows 98 al massimo XP. Infatti, quando ho cominciato a giocare, solo l'intro potevo vedere e poi ottenevo glitch oppure crash. Ho usato tutti i miei trucchi. Riduzione a schermo, compatibilità di Windows, script per adattare al sistema, software di compensazione, macchine virtuali. Nulla! Nulla è servito a raggiungere lo scopo, facendomi cadere nella desolazione con la mia solita frase di circostanza. Quanto mi servirebbe un PC con XP adesso? La soluzione era lì, a due passi da me. Non ci avevo pensato e l'avevo anche predisposta a registrare esternamente eventuali giocate, ma non avrei mai pensato che sarebbe tornato utile al di fuori delle sue mansioni di umile cabinato da sala. Bene, e ora che sono ben comodo, possiamo cominciare a giocare su Zero Comico. Pianeta Terra, terzo millennio. Il regime di nuovo l'introduzione, che palle! Ha relegato la popolazione del pianeta a vivere all'interno di case bunker. Dopo essermi sorbito di nuovo tutta l'introduzione del gioco con Pdor, figlio di Khmer, e aver constatato che ad Aldo gli hanno fatto praticamente una sola animazione. Finalmente partiamo con il gioco, in una nave spaziale, con Giovanni. E Giovanni può girare su se stesso come la tazza nel forno a microonde. Interagiamo subito con Aldo e Giacomo, ma a quanto capisco ogni livello è dedicato ad ogni personaggio, e quindi due staranno a guardare e uno si farà il mazzo. Ed è fin da subito che si possono notare gli evidenti limiti dei dialoghi scritti alla cacchio. Riempiti di miii ogni due secondi e combattute idiote che a volte scimmiottano battute celebri del trio, e a volte sono cose idiote totalmente a caso. Mi è parso fin da subito di capire che il gioco è il classico investigativo puzzle con azioni e oggetti improponibili, così come Agente 610 e soprattutto Lucignolo. Regola numero 1 di Zero Comico: mai stare nella stessa stanza con gli altri due personaggi non giocanti, perché spammeranno in continuazione le loro frasi inutili, oltre che a mettere le mani avanti agli sviluppatori, dato che Aldo dirà subito che gli manca l'animazione del combattimento e Giacomo che gli mancano le animazioni in genere. Ok. Prima di continuare, voglio però salvare almeno una volta la partita, così evito di sorbirmi nuovamente l'introduzione del gioco. Solo che una volta nel menu non riesco a muovermi in basso per premere salva, e poi scopro che gli unici tasti funzionanti sono sinistra e destra, e quindi, in un menu fatto a più livelli, ti sposti in alto e in basso premendo destra e sinistra. Ok. Come accade spesso in questo tipo di giochi, belli o brutti che siano, prima o poi ci si perde senza sapere cosa fare, ma questa volta con un ostacolo in più. Le collisioni, perché uno dei più grandi problemi di questo gioco sono le consistenze degli oggetti e le animazioni lunghissime nel caso correremo addosso a un oggetto. Tra le varie stanze in cui potremo entrare in questo primo livello cosparso di 50 lire è Pookman. L'avete capito a chi si riferisce, giusto? E in questo labirinto dove stanno fantasmi che si rincorrono e attraversano i muri, troviamo il fantasmino blu con la fascia giapponese in fronte, che infatti è l'onolevole fantasmino giappo di sollevante glande patria di videogiochi. Oh Gesù. Sì, era ancora il periodo della L per ogni cosa che avesse gli occhi a mandorla. Anche se non è proprio questo il caso. Insieme a lui troviamo al centro del labirinto anche Pookman, che sembra più un incrocio tra titti di gatto silvestro obeso e una pesca sciroppata. Il suo problema è che ha mangiato troppe palline e noi dovremo cercare di farlo digerire, così lui ci darà una grande ricompensa. Così dice. La questione si risolve praticamente all'istante perché mi è bastato unire letteralmente a caso ogni oggetto che avevo raccolto. Quindi faccio un mix di carburante per nave spaziale, whisky, inteso come whisky con la U, la fuffa cola che ho trovato nella stanza di Pac-Man e uno dei frutti che trovo nel labirinto. Tutto questo produrrà la fantasia di frutta e un mix esplosivo. Che altro non è che ogni schifo raccolto fino ad ora, che però porterà a casa l'obiettivo. Opla! E la nostra magica ricompensa sarà la pallina che ha fatto fare indigestione a Pookman, quella che ha appena vomitato. Cioè, io sto appollaiato qui per avere in cambio una pallina sputata da Pac-Man? E anche nel labirinto, come prima, ho evidentissimi problemi di collisioni con gli angoli, dato che non puoi fare una svolta tranquilla che ti ritrovi letteralmente appiccicato alla parete e dovrai divincolarti in maniera fastidiosa prima di poter andare avanti. Ogni singolo angolo.
E in questo punto comincio di nuovo a girare a vuoto, senza sapere di preciso cosa fare. Ho provato ogni oggetto su ogni cosa e provato a unire tutto con tutto, ma niente. La prima cosa più logica che mi è venuta in mente era che la pallina di Pac-Man, cioè Pookman, sarebbe servita per Arkanoid nell'altra stanza. Però a quanto pare non è così. Ed è dopo circa 40 minuti di tentativo a caso, e dove ero davvero sicuro che la pallina dovesse servire a quello scopo, vengo casualmente a scoprire il metodo malato che Zero Comico utilizza per l'inventario. Ascoltatemi bene perché è un mezzo casino. Dall'alba dei tempi, in Monkey Island, Broken Sword, Bloom, Day of Tentacle, ma anche con Pancrack in Agente 610, tu ti metti vicino a un oggetto, selezioni dall'inventario quel che ti serve e in quel modo fai interagire l'oggetto dell'inventario con quello che è davanti. Qui invece no, funziona in altro modo. Nell'inventario selezioni un oggetto con l'invio. Questo viene evidenziato di arancione e rimane evidenziato anche quando l'inventario sarà chiuso. Ora, che succede? Che di regola per usare un oggetto, in questo caso la pallina, tu dovresti andare davanti ad Arkanoid e fare doppio clic con invio, che già è una cosa anomala. Ma non funziona lo stesso, perché nonostante tu faccia doppio clic con invio, l'oggetto evidenziato rimane l'ultimo che hai usato o che hai preso, in questo caso uno dei frutti del labirinto. E quindi tu cosa dovresti fare? Cosa ho fatto per poter andare avanti? Mi sono messo davanti ad Arkanoid, ho aperto l'inventario, ho premuto invio sul frutto in maniera tale da deselezionarlo, ho dovuto selezionare la pallina e solo allora ho dovuto fare doppio clic di invio. In questo modo l'ho selezionato e poi, premendo invio una volta chiuso l'inventario, ad Arkanoid sono riuscito a compiere l'azione. Chi cacchio l'ha concepito questo sistema? Il bello è che in questo caso avevamo pochissimi oggetti. Ma quando saranno di più, dovrei scorrere tutto l'inventario alla ricerca dell'oggetto evidenziato, deselezionarlo e solo allora potremo usare un oggetto in maniera sempre scomodissima. E se devi cambiare quell'ulteriore oggetto, dovrai rideselezionarlo e prenderne uno nuovo. Ora, immaginatevi nei momenti in cui non sapete cosa fare e cominciate a provare oggetti a caso su altri oggetti a caso. Ecco. Arkanoid lascerà cadere un libro e un cappello da esploratore. Il cappello ci servirà per entrare nella terza stanza del livello, dato che senza un cappello da esploratore non ci faceva entrare. E quindi ci troviamo nel bel mezzo della giungla, con i muri fatti di cielo, le vie preimpostate tra gli alberi e i muri trasparenti che proteggono i fiumi. Arriviamo al cospetto di un coccodrillo che ci attende vicino a un cartello con su scritto «Coccodrillo vegetariano e sofisticato». A questo punto non saprei se dargli una pianta o un libro che ho trovato. Alla fine, quel di cui ho bisogno è la fantasia di frutta che ho creato prima nel labirinto, e questo ci consentirà di superare il fiume. Dall'altra parte troveremo un cadavere mummificato di un esploratore, dalle cui mani prenderemo una chiave d'oro. Solo che lo scheletro ci parlerà e insisterà a dire che abbiamo allucinazioni uditive, e che in realtà lui non sta parlando. E staremo tipo 10 minuti a fare un dialogo inutile con questo coso senza possibilità di saltarlo. Perché stando al manuale, con il tasto Cancel potremo saltare dialoghi e video, solo che non sempre sarà possibile e non ho ancora capito il motivo. Inoltre, la chiave d'oro che ho appena raccolto ci farà accedere all'ultima stanza della nave spaziale, al cui interno troveremo un operaio addetto a far muovere il fondale di un videogioco che fa turni di lavoro di 48 ore di fila. Allora, fatemi capire, io trovo una giungla all'interno di un'astronave, dentro ci trovo un esploratore morto mummificato con in mano una chiave d'oro. Quella chiave d'oro apre una porta dove c'è un impiegato che sta lavorando. Fatemi capire! Quel che mi serve in quella stanza è l'unico oggetto presente, una chiave inglese. Sicuramente servirà per riparare il cannone di Space Invaders che si trova al centro della stanza principale. Utilizzo dunque l'ultimo oggetto rimasto nell'inventario, il libro rosso, che quando andrò a prendere scoprirò trattarsi del capitale di Marx. E quindi mi sa già come andrà a finire la questione. Allora, vediamo un po'. Ehi, ma qui dice che mi hanno sempre fregato sull'orario di lavoro e tutto il resto! Allora mi ha sempre preso per il culo! E dopo la scenetta quasi scontata, recupero velocemente la chiave inglese e riparo l'astronave. Così saremo in grado di sconfiggere gli alieni di Space Invaders e finire il livello. Quindi, tutto questo casino serviva solo a questo. Cioè, manco dici che gli alieni stavano attaccando, erano enormi, rappresentanti una minaccia pazzesca. Che dovevano fare quattro pezzi di cartone appesi al soffitto? Ancora una volta, ci troviamo al cospetto di Pdor, figlio di Khmer, della tribù di Star, della terra desolata del... Non ci credo. Se n'è andata la luce. Quando è l'ultima volta che ho salvato?
Che poi, volete sapere la cosa bella? Non solo mi sono dovuto rifare tutto il livello, ma ho dovuto sorbirmi di nuovo i quasi 10 minuti di video introduttivo che pur premendo cance non potevo comunque skippare. Nel secondo livello, invece, giocheremo con Aldo. Il brivido della pipì. Questo invece è il mondo dei platform e subito faremo conoscenza, non ci posso credere, di un vecchio saggio con cui faremo uno scambio imbarazzantissimo di battute sull'impronunciabile termine platform. Questa è la terra dei platform, è piena di animaletti, alcuni teneri e altri dispettosi, è piena di colore e di piattaforme. Platform? 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 No, figliolo, platform. Platform? Platform? Platform! Basta, torniamo alla normalità e alla saggezza del vecchio saggio. Come ti dicevo, questo mondo è popolato da alcuni fastidiosi, seppur carini, animaletti. Per metterli fuori combattimento, dovrai procurarti delle bombe. Come ogni buon platform che si rispetti. Ma vaffanculo. Altre utili informazioni che ci darà il vecchio, gli arcobaleni sono nostri amici, e poi, nella frase successiva, il terrore di ogni giocatore sano di mente. Purtroppo questo bellissimo mondo è sotto la dura legge di un prepotente grosso gorilla. Solo annientandolo potrai uscire. Ma prima, devi prendere 20 stelline magiche. Buona fortuna. Cioè mi stai dicendo che devo collezionare oggetti? 20 oggetti, probabilmente nascosti e presenti in ugual misura di quanti ne ho bisogno? Ti prego, non farmi questo! I miei peggiori incubi stavano prendendo forma. Trovare 20 oggetti all'interno di un mondo fuffettoso e colorato. Rassegnato, comincia la dura ricerca che vi ridurrò all'osso perché in questo mondo ci ho perso davvero molto tempo. La prima cosa che bisogna fare è sbarazzarsi degli animaletti che proteggono le stelline, nella maniera, informaticamente parlando, più odiosa che esista. Vedete sta gente che gira in tondo? Non rappresenta animaletti che corrono, ma muri invisibili su cui possiamo schiantarci. Ricordate le indicazioni del vecchio? Per farci delle bombe? Ecco, dobbiamo seguire quel consiglio, ma nella maniera più no sense che esista. Cercando in giro, sfruttando degli arcobaleni scala mobile, troveremo tanti oggetti, fra cui un asse di legno, delle sfere e vernice nera. Il primo animale che dovremo far fuori è un maiale che corre lungo un percorso predefinito. Noteremo che sul tracciato è presente un foro, giusto per infilarci l'asse di legno. Solo che non avendo creato bene i trigger, sono forse stato 10 minuti per trovare la posizione giusta per piazzare l'oggetto, perché risultava che mi trovassi in posizioni sbagliate per poter attivare l'azione. Alla fine, succede. Brutto maialino a reazione, è finito di correre come uno squilibrato. Proviamo i miei poteri medianici sul maiale. Abbiamo fatto smaterializzare il maialino con i poteri magici di Aldo. E tutto quel che ci rimane è la coda di maiale. Ma la magia vera la dobbiamo ancora vedere. Perché se dipingiamo le sfere con la vernice nera, otterremo palline nere. E se alle palline nere aggiungiamo pezzi di coda del maiale, ricaviamo bombe! Usiamo ste bombe sugli animali. Pensa se Venezia fosse così. Detesto fare citazioni, ma è il caso di dirlo. Non ho capito. Raccolgo comunque ogni stella che riesco a liberare ogni volta che bombardo una bestiaccia. Che poi, alla fine, non è che mi abbiano fatto niente di male, però le bombardo. Ma me ne mancano ancora due, e dato che questa mappa è concepita per essere un percorso circolare fatto di salti con trampolini e tubi da Super Mario, se devi fare qualcosa in un punto e devi tornare a quello precedente, sarai costretto a dover fare tutto il giro per tornare all'inizio perché i trampolini e scale mobili sono unidirezionali. E vi giuro che sorbirsi ore di urla di Aldo in loop, a lungo andare, diventa snervante. Maria! 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 Alla fine giungo da... Super Mario? Anzi, Super Giacomo vestito da... Wario? In lite con suo fratello che abita al piano di sotto, e per aiutarlo a dare ancora più fastidio al fratello, dovremo aiutarlo a riparare la pompa con un semplice gioco di connessione di tubi. Così otterremo la 19ª stella.
Passiamo ora da suo fratello, che questa volta è sempre Super Giacomo, ma con i colori giusti di Mario, e dovremo risolvere per lui un problema semplice quasi quanto quello del fratello. Bisogna mettere 7 parti d'acqua nella macchina. Al momento ce ne sono 4. Ci sono 2 leve, come vedi. Una aggiunge 5 parti d'acqua e l'altra ne toglie 3. Si possono fare al massimo 7 passaggi, altrimenti la macchina si inceppa e devi ricominciare da capo. Attenzione, non puoi né riempirla né svuotarla completamente. È banale! In poche parole, è uno di quei giochetti di logica che, non so voi, ci facevano fare tipo alle scuole medie o elementari, quello di togliere e mettere determinati quantitativi di qualcosa per arrivare a un numero predefinito. Alla fine non è stata tanto difficile, ma questo tipo di giochetti li odio. Finalmente abbiamo raggiunto le 20 stelline e possiamo finalmente portarci alla fine del quadro. Ma prima dobbiamo attraversare un altro fiume, traghettati da un'orca, che, porca miseria, me la sognerò nei miei peggiori incubi. E una volta giunti alle porte del paradiso, manco fossimo morti, avremo un finale che non ho capito molto bene. Ce l'ho fatta finalmente. No. Hai sentito il saggio? Il gorillone siciliano, poi tra voi fate comunella. Dammi le stelline magiche che ci penso io. Le stelline magiche mi hanno dato poteri bestiali. Tutto è bene, quel che finisce bene. E finalmente posso dirvi che i livelli più lunghi e pieni di fronzoli sono finiti. E già questa cosa ti fa annusare il livello di scazzo crescente di chi ha creato il gioco. Perché siamo partiti dai primi 2 livelli più ampi e pieni di oggetti, fino agli ultimi dove regnerà il minimalismo più sfrenato e la linearità più sconcertante. E questa volta, tra locande dove troviamo un trio di pirati a bere Gorg e un pirata zombie che si chiama LeChuck, capiremo di essere a Monkey Island, dove si possono ascoltare le battute più belle mai sentite nella storia di tutto. Perché LeChuck ci dirà che l'isola in questione è Donkey Island. Giustamente Giacomo chiede se si chiama così perché ci sono tanti asini, e LeChuck dirà che in realtà è un mistero il perché si dica Donkey e non Monkey, dato che ci sono tante scimmie e nessun asino. Infatti questo è il mistero di Donkey Island. Fortunatamente, questo è il livello più corto di tutti, perché basteranno pochi, semplici e fastidiosi gesti per riuscire a passare al penultimo livello del gioco, dato che sono soltanto 5. Quindi, riassumiamo velocemente cosa bisogna fare. Se su Monkey Island dovevamo superare 3 prove, qui la prova sarà una sola, che vi spiegherò a breve. Il nostro obiettivo è quello di entrare nella città proibita e fuggire da Donkey Island. Per farlo dovremo evitare gli zombie. Zombie che andranno fermati con una bambola voodoo, prodotta da una sciamana voodoo. Tra gli ingredienti richiesti per fare la bambola voodoo c'è la barba di LeChuck. Per avere la barba di LeChuck dovremo batterla a duello. Di spada? No, di insulti. E qui c'è la parte più antipatica di tutto il gioco, perché dovremo imparare ogni insulto possibile presente nel gioco e soprattutto capire che risposta dare. Come si fa? Dovremo esercitarci a fare gare di insulti sia con i pirati del bar, che poi sono sempre, per risparmiare, una versione piratesca di Aldo, Giovanni e Giacomo, e il barista. Per scoprire le risposte corrette, dovremo sperare che nella randomizzazione dei loro insulti capitino insulti nuovi di volta in volta. Noi non riusciremo a rispondere e dovremo rigirare l'insulto al diretto interessato. Questo ci risponderà nella maniera corretta per vincere il duello. Ma non è detto che ogni personaggio conosca tutti gli insulti, quindi staremo un'ora solo a insultare tutti in ogni modo, cercando di sbloccare tutto il set di gasteme e la loro rispettiva risposta. Ed allora, e solo allora, potremo sfidare LeChuck a duello. Duello che si protrarrà molto a lungo, fino a quando non saprà più come rispondere ai nostri insulti. E dopo aver ottenuto la sua barba, dovremo sfidare il cosiddetto guerriero Zen. In una gara di Kung Fu? Di spada? Sempre una gara di insulti, ma con regole diverse. Ad ogni sua frase filosofica dovremo rispondere a un insulto, e questa volta sarà difficile per 2 motivi. Il primo è che ovviamente dovremo andare a tentativi nello scoprire quale insulto corrisponde ad ogni sua frase, e non c'è una logica per poterlo intuire, essendo frasi a caso. Inoltre, sono una decina di insulti, quindi buon divertimento a scoprire quale sia la frase giusta di volta in volta.
E poi, a differenza di LeChuck, che prenderà insulti randomizzati e quindi potrebbe capitare che ripeta sempre gli stessi e quindi, anche senza sapere tutti gli insulti, potremmo eventualmente batterlo, il guerriero richiederà il set completo di insulti. Quindi, arrivati a questo punto, quando finiremo le frasi, dovremo nuovamente ritornare in taverna alla ricerca delle frasi mancanti con la speranza che, randomizza, escano le frasi che ci mancano. Un'ora solo per trovare tutti gli insulti. Alla fine di tutto questo casino e l'incontro di altri personaggi strambi per trovare tutti questi ingredienti ci portano a creare la bambola voodoo, che poi voodoo è scritto così come si legge e non vodo. La bambola voodoo fermerà l'avanzata degli zombie, che poi, alla fine, gli zombie, in tutta la città ce ne sono due, fermi nel vero senso della parola, impalati. E per concludere con le citazioni di questo livello, un pollo con carrucola all'interno di un cassonetto. In questa zona della città, a dire il vero, l'area più grande vista nel gioco, non ci saranno molte cose da fare, se non praticamente unire pochi oggetti tra loro e usarli sui pochi oggetti con cui si può interagire. Risolvere un puzzle molto semplice e dirigersi al penultimo livello. Beh, si va a dormire. Gli ultimi due livelli me li farò domani. Pianeta Terra, terzo millennio. Il regime tecnocratico instaurato dalla Confederazione Planetaria ha relegato la popolazione del... Arrivato a questo punto, ho deciso che non avrei mai più spento Zero Comico prima di averlo finito del tutto. Quindi, vediamo cosa dobbiamo fare in questo livello che, per molti versi, vi anticipo, mi ha turbato. La situazione è quella in stile Alien, e avremo un Marine grande e grosso che piange al centro della stanza. Ovviamente, la prima cosa che viene in mente è interagire con lui. Se solo fosse possibile, perché infatti una delle cose più fastidiose sono i posizionamenti malpensati. Quindi, per poter parlare con questo gorilla, per il quale nessuna posizione sembra vada bene, ho dovuto provare a mettermi sulla linea centrale per terra, seguirla piano piano, trovare la distanza giusta e spammare invio fino a quando il dialogo non è comparso. Un parto ogni volta che devo parlare con quest'uomo. Non è colpa sua, ma l'ho odiato sinceramente. Al centro di questo livello ci saranno diverse porte. Una dove non possiamo entrare perché ci sono gli alieni. Una dove non possiamo entrare senza chiave. Una dove non possiamo entrare perché manca la corrente. E un'altra ancora dove possiamo entrare e che si aprirà anche se non c'è la corrente. Per farla breve, troveremo un sacco di teche dove saranno conservati un sacco di oggetti che tra di loro non c'entrano nulla e che apparentemente non hanno alcun valore. Tipo una mini bomba atomica, una chiave per robot giapponese e dei cavetti per la macchina. Tutto andrà per il verso giusto. Gli enigmi e le combinazioni degli oggetti erano molto semplici. Ma non avevo fatto il conto con gli imprevisti, che in questa tipologia di giochi sono molto frequenti. Quando oramai avevo in mente la frase «Dai fra, massimo un paio d'ore, e sto gioco l'abbiamo messo in porto», accadde. Ah, finalmente acceso. Non vedo l'ora di impazzire, un po' come al 9000. Ogni computer di base spaziale che si rispetti lo fa. Sì, è tornata la corrente finalmente. No, 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 non è contemplato, no. Dove ho salvato l'ultima volta? Non può finire sempre così. Mi mancava così poco. Dopo 5 minuti buoni di autocommiserazione, ritorno in me e mi decido a portare a termine il livello. E i puzzle, per fortuna, sono molto facili. Ma mai mi sarei aspettato di vedere quel che ho visto nei 10 minuti di gioco successivi. Più avanti nel livello, toccherà giocare con Aldo, il quale troverà altre bacheche da cui usciranno altri oggetti, tra cui la motosega da film horror, che servirà, poco più avanti, a togliere di mano degli oggetti ad alcuni corpi appiccicati al muro dagli alien. Macchine fotografiche, batterie e altre cose. Ma poi, quel che non mi sarei mai aspettato da Aldo. La casa in affitto! La casa in affitto? Che frase è dopo che decapiti una donna? E se pensavo di aver visto il peggio, quel che farà dopo Giacomo per distruggere una bacheca indistruttibile è davvero disturbante. Ma guarda cosa porta la violenza nei videogiochi.
Eccomi qua, sono il dottor Frankenstein. Con le buone si ottiene tutto. Quale mente depravata nel gioco di Aldo, Giovanni e Giacomo può mettere una testa mozzata su un bastone, attaccarci i cavetti della batteria con la batteria e iniettarle chissà quale schifo per farlo urlare forte? Che problemi hanno? Dopo essermi ripreso da questa scena, cerco di concludere anche questo livello, alla svelta. Il problema è che il Marine è in pensiero per la sua ragazza, che non si sta facendo più sentire, e teme che lo abbia lasciato. Per aiutarlo a cercare la ragazza, egli ci darà la sua foto. Dopo aver sbloccato tutte le stanze, faremo la conoscenza con la madre di tutti gli stereotipi. Ehi là, guarda che bel giapponesino meccanico! Ah! Libelo! Libelo! Senti Ciccio, prendi questa macchina e portami una foto di Alien, va? Vieni un po' qua, Mazinga, che ti do la carica. Tricco, tracco! Ah! Foto! Foto! Foto Alien! Ah! Sono Lady Moslo! Ah! Perché tu non volla mio braccio, ingrato! Ecco tua foto, Nasuto-san! Faremo creare dal computer di bordo un fotomontaggio della ragazza con un alieno, tramite un grosso tasto rosso con su scritto fotomontaggio. Come se il computer di bordo dell'Enterprise avesse come bottone principale, non so, aggiorna Avast? Il computer produrrà la foto, ma subito dopo andrà disattivato perché impazzirà. E come disattivi un computer di un'astronave? Togliendogli la pila alcalina dall'apposito pannello. È facile! Tutto quel che resterà da fare per finire il livello è far vedere il fotomontaggio al Marine, che si incazzerà a morte e per qualche strano motivo diverrà siciliano. Minchia, mostro schifoso! Lo sapevo! Ecco perché faceva così il ruffiano ultimamente! Ma questa volta non riduco a brandelli di brandelli di pezzetti di cane di granchio! E quindi ne approfitteremo per armarlo e lanciarlo contro gli alieni. Or dunque, ci mettiamo sulla sua scia e riusciremo finalmente a passare all'ultimo livello. Siamo dentro una piramide. Tette! Taci, animale, lascia fare a me. Finalmente qualcuno! Ho bisogno di aiuto. Poi voi due andate in perlustrazione che alla signorina ci penso io. Beh, il gioco comincia a farsi interessante. Come ultimo stage ci troveremo all'interno di una piramide egizia in compagnia di Lara Croft, del primo Tomb Raider a quanto pare, e l'obiettivo sarà quello di riuscire a spezzare la maledizione del faraone che ha rubato il reggiseno di Lara, disperata per il fatto che non ne riesce a trovare altri della sua misura. Ecco, prendi. Tra i tanti oggetti che troveremo durante la nostra lunga esplorazione, degli occhi di uccello, piume di struzzo, che insieme serviranno a creare il famoso camuffamento dello struzzo di Aldo, Giovanni e Giacomo, e una foglia di Maria nascosta dentro il sarcofago di un barbapapà. Non vi starò a spiegare tutte le combinazioni che verranno fatte su questa mappa, che sono davvero tante ed inutili. Tutto quel che c'è da sapere è che dovremo fare un cannone con l'erba e un foglio di papiro, formando il famosissimo sigaro egizio. Adesso si chiama anche così. Darlo alla mummia di un esploratore, lo stesso del primo e del terzo livello, in maniera tale che ci lasci gli oggetti che porta in mano. E poi, con il camuffamento da struzzo, dovremo far credere a delle tigri che difendono una stanza che siamo degli struzzi, in maniera tale che non ci attacchino. E poi... Ferma, aspetta un attimo. Ma perché se siamo degli struzzi le tigri non dovrebbero attaccarci? Guardate ragazzi, non provo neanche a pensare a una risposta a questa domanda più che legittima, perché non vedo l'ora di sapere come si concluderà il gioco e vedere cos'è questo zero comico da evocare e che tornerà a far sorridere la gente. Ma quando avremo finito di usare praticamente tutti gli oggetti e sentivo che la fine era vicina, accadde di nuovo. Quando è che ho salvato l'ultima volta? Tutti e due i livelli insieme di nuovo.
con tutti i dialoghi annessi. E finalmente, dopo aver rivisto tutti i dialoghi, le battute, le situazioni, gli enigmi e quant'altro, riusciamo a terminare l'ultimo livello e ci avviamo alla conclusione, dopo aver sconfitto Pdor, figlio di Khmer della tribù di Star, semplicemente mandandolo a fanculo. Pdor, vaffanculo, non ti sopporto più. Pdor, FMNMU, culo. Quindi siamo pronti a liberare lo Zero Comico. Bene ragazzi, ora tutto è finito. Il cammino è stato lungo, ma esemplarmente dritto. Forza, uniamo i cinque elementi. Fazzi. E questo sarebbe lo Zero Comico. Il supereroe in grado di restituire la felicità a tutto il pianeta. Mediante un processo nanotecnologico? Ma va a cagare! Dunque, Zero Comico, il primo e penso anche l'ultimo gioco di Aldo, Giovanni e Giacomo. Praticamente quasi tutti lo abbiamo avuto in casa o l'abbiamo visto dal nostro cugino, zio, amico che magari lo ha provato per 5 minuti e poi l'ha lasciato morire su qualche mensola. Sicuramente una mossa molto astuta e simpatica per arrivare subito nel mondo dell'informatica nel web 2.0 in Italia, ma che a vederla oggi è semplicemente una poltiglia di tante piccole conoscenze base di programmazione, che però all'epoca non era intuitiva e semplice come adesso. Quel che rimane ora è un gioco che riesce a divertire, ma per via della sua natura goffa e maldestra, che non ha niente a che vedere con la comicità intramontabile e tipica di Aldo, Giovanni e Giacomo. Senza dubbio un cult dell'epoca, ma che effettivamente non rende molta gloria allo storico trio. E ora, come ogni episodio, dobbiamo passare alla distruzione. Però ragazzi, porca miseria, mi pare brutto distruggere qualcosa che sia di Aldo, Giovanni e Giacomo. Devo trovare un modo divertente per farlo, non violento, originale e simpatico. Doveva uscire una bolla, vabbè, è uscito comunque un po' di cartina così, che sembra anche un pochino un preservativo. Beh dai, almeno è un finale divertente. Questo per oggi è tutto da Fraus, parliamo di videogiochi. Ci rivediamo al prossimo video.